Benvenuti in Napoli Virtù, la partita di Pietro Martinelli, di Pop, di Pozzuoli, di Pozzuoli, ma Pietro. Match di oggi che vede in campo Napoli e Liverpool. Pietro Martinelli di Pozzuoli. Giocato a viso aperto con gol e occasioni da rete. Per molti anni il Napoli inizia la partita tra i più temibili della Serie A. Io sono il Napoli e il Liverpool. Eccellenti e qualche acquisto oculato. Presidente, tecnico e giocatori. Già parte in vantaggio forse. Uffa. Dopo anno la crescita è stata evidente, ma avrebbe dato qualche risultato in più. Mertens. Pallone che non è passato troppo aia. Conclusione cui mancato. Vediamo quello che succederà. Sarebbe stato un gol da favola. Oh, ieri Savano. E c'è subito questo intervento falloso. Di Savano. Insigne. Partita della partita fra questi due giocatori, fra i protagonisti annunciati del match di oggi. Vediamo avanti. Stefano, direi proprio di Mai. Mani. No. Se volete, giocare la vostra partita, leggete la descrizione e inviate un messaggio WhatsApp con il vostro nome, la partita che volete giocare e la città dalla quale ci iscrivete, e noi la faremo. Facciamo 1-2 play. Koulibaly può attaccare il Napoli, norma del vantaggio. Mario Rui. Manolas. Di Lorenzo. Alan. Oh. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. No. Che fa? Grande, no, ma perché faccio un filtrante che si prende in profondità quello da laterale? Che fai? Vabbè. Fabiano. Insigne. Non ci saranno mai pareggi, ragazzi. Se andrai supplementari e poi ai rigori. Quindi si vince la strada. Vabbè, sì. Lasciato ingolosire, sperava sicuramente ingolosire palla consegnata agli avversari. Ah, secondo me forse da questo lato qua si gioca meglio, forse da questo lato si gioca meglio. E il cielo è arrivato il cartellino, ammonizione che mi sembra sacrosanta. Sì, Pierluigi, non accenna nemmeno una protesta. Sceglie il tocco corto. Ecco, conclusione murata. Posizione ideale. Oh, e gollo. Replay. Ma del caso. Sta lì che interrompe la partita. Palla verso il centro dell'area. Palla allontanata. No, vabbè. No. Prometto? No. Che godo! No, il karma, non deve essere il karma! Li godo! Cosa? Li godo! Gol mangiato, gol subito! Ma dove? Uscendo lo zoo! Vai contro piede, ma vai Reds, vai contro piede, ma lancia, vai, bravo! Roberto Firmino, pericolo scappato, seduto, gol! C'è spazio per il cross. Passa verso la porta. Tradizione al centro.
intervento pro, portiere che interviene senza problemi su questo colpo di testa. Più che un tiro sembrava sponsata, più di un tiro. Partita molto combattuta. E io ho battuto tutto muro. Cioè quello che stava già a terra. Obiettivamente stava già a terra. No. Cerca addirittura la porta. No, perché lo trovate? Buono il recupero del Napoli. Mettiti qua, Maddi! Grande. Ciao! Grande! C'è spazio per la ripartenza. Dai Firmino, vai! Che da si pappate, pappone! Godo! Che da si pappate, pappone! Passaggi scendono! Creda, tu fuori! 0-0 alla fine dei Vabbè, è supplementare. Si gioca dunque, ripresa che ha avuto inizio, vedremo se una delle due squadre riuscirà a spezzare l'equilibrio che si è visto nella prima frazione. Prova ad attaccare sulla corsia. Vai Salame, vai! Vai Salame! Faccio danno? Attenzione! Ah, non io! Oh yeah, baby! Può metterla in aria, eh? Vai, avanti, sì, proprio tu. Guarda là. Conclusione solo leggermente imprecisa. C'è la reazione stizzita qui del tecnico per l'occasione di poco fa. Sono andati a un passo da Grazie. Primo tempo senza mai rendersi veramente pericolosi dalle parti del portiere. No! Si è mangiato. Ha mangiato che? Possibilità per la ripartenza. Troppo veloce. Guardate l'embarda. Vai con replay. Oh, ha detto franze per fuorigioco. Fuorigioco. Vediamo un'altra angolazione, guarda. Coppa del Magna da sto confiet. Ecco la bomboniera, vai. Il VAR dice di sì. Mi dispiace, ma il VAR mi ha confermato. Grande Liverpool! Ma Roma si può non prenderla la palla in giro! Fallo! Fallo di nuovo! Fallo! No! La danno di Roma, adesso devo presidiare! Notte capranno, vedi? Come filtro, devo scendere se vado con un po' di Tito sconfitto, Firmino. Firmino.
Possono ripartire. Guarda Zappa. Fuori gioco, ma sei fuori gioco, attivo in fuori gioco, stavo. Attivo in fuori gioco. No, ma è dentro, ma che è lo stato? Fuori gioco! Attivo da qui. Smette il pericolo e allontana. Che fallo, dai. Yeah! No, vabbè, che sei lì. Che vergogna di fallo. Mamma mia. Ma tu vuole a dire che quello era fatto? No! Soddisfatto, direi. Ce la fa questo. Non si deve rischiare. Meglio staccare la spina prima del tempo. Con il passare dei minuti diminuiscono le speranze per la formazione di casa di poter trovare il pareggio. I tifosi continuano ad incitare la squadra. Dai. Credono ancora nella rivincita di questo lancio. C'è papè. Offside. E Gonzi! Subito verso la porta. Cosa finisce? Voglio capire che cosa vuol dire. Appassionate testa a testa che li vede costretti a inseguire seppure di poco per recuperare lo svantaggio. Finale finale che si preannuncia incandescente. Un solo gol da recuperare per il Napoli. C'è tempo per pareggiarla. Occhio però. Non disegnavo. Non scoprirsi troppo gli avversari. Ora buonissimo. Mi fa fallo. Ma non ti meriti. Mi fa fallo. Non ti meriti. Veramente brutto. Callejon. Ci saranno da recuperare 3 minuti, come mostra la lavagna del quarto uomo. Se ne può andare adesso. È Devo! Non vuoi così, no? Giochi così, scusa. È perché sì, che non ti fa segnare. Non sai, il rosso, inevitabile. Non sbaglio, scusa. L'ultimo uomo, era occasione del centro, non poteva fare. A questo punto della gara un po' mettere in ghiaccio il risultato e portare a casa la vittoria. Ci sono i fischi dei tifosi di casa per le continue perdite di tempo. Io capisco ovviamente la difesa del vantaggio, ma qua attenzione, pericolo, punizione interessante, ma portiere prontissimo qui. Finito ragazzi, è stato un piacere. Fischio finale. Liverpool batte il Napoli, cioè Stefan, 1-0. Grande partita di Klopp. Se volete guardate la descrizione e potete inviarci anche voi la vostra partita. Questa è la partita di Pietro Martinelli. Alla prossima ragazzi.